Buon pomeriggio, la cronaca in apertura con i cinque fermi eseguiti dai carabinieri a Crotone, fatta luce sull'omicidio di Valentino Vona. Un arsenale di armi è stato trovato in una casa, nella casa di uno dei fermati. E poi vi parleremo del Ferragosto con il piano straordinario messo in atto dalla Guardia Costiera di Vibo. Questo e tanto altro ancora nel nostro telegiornale subito dopo i titoli. Individuati i presunti autori dell'omicidio di Valentino Vona e del tentato omicidio del fratello Giuseppe, cinque fermi a Crotone, i carabinieri scoprono arsenale in casa di uno degli indagati. Il sindacato CONSAL lancia l'allarme sul rischio truffe per la sanatoria degli immigrati che scatterà a settembre, giunte segnalazioni di falsi datori di lavoro. Predisposto piano straordinario di sicurezza per Ferragosto dalla Guardia Costiera di Vibo, rafforzati i controlli in mare. Ricordato a Villa San Giovanni il giudice Antonino Scopelliti, ucciso a Campo Calabro nell'agosto del 91, delitto ancora senza colpevoli. Ancora ben ritrovati dalla redazione del TGT, lo avete sentito anche dai titoli, cinque fermi nel Crotonese, le cinque persone sono state fermate dai carabinieri con l'accusa di omicidio, tentato omicidio, porto abusivo di armi con l'aggravante delle modalità mafiose. Si tratterebbe dei presunti autori dell'omicidio di Valentino Vona e del tentato omicidio del fratello Giuseppe compiuto a Petilia Policastro il 21 aprile scorso. Il provvedimento di fermo emesso dal procuratore della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, Vincenzo Antonio Lombardi, e dall'aggiunto Vincenzo Borrelli. E proprio Lombardi ha detto: sono qui anche se in ferie, perché volevo con la mia presenza assicurare l'attenzione molto forte della Procura. Cambiamo argomento, un argomento particolare sugli immigrati, vediamo perché. Conto alla rovescia per la regolarizzazione degli immigrati clandestini che lavorano a nero in un'azienda per privati disposta dal governo con un recente provvedimento di sanatoria. Dal 15 settembre sarà possibile inviare le richieste online, ma è già iniziata la corsa alla predisposizione della documentazione e purtroppo anche la lotteria delle truffe a danno degli immigrati. Nella sanatoria del 2009, solo in Calabria, l'importo della frode si è aggirato, per difetto, sui 300.000 euro. Per regolarizzazioni risultate false. Gli autori non sono mai stati individuati. La denuncia del settore stranieri della CONSAL, il sindacato indipendente che ha già ricevuto numerose segnalazioni dal Crotonese e dal Cosentino, in particolare da Cassano, Castrovillari, Trebisacce e Cosenza città. Ci sarebbero imprenditori o presunti tali privati che chiedono in anticipo la cifra forfettaria di 1.000 euro. Per accedere alla richiesta. L'allarme che lanciamo noi come sindacato attraverso dei passaggi chiave è quello di evitare di rivolgersi a datori di lavoro di cui non si ha certezza sulle generalità. Come si può fare? Si consegna un codice fiscale, una carta d'identità. Per verificare se veramente la carta d'identità e il codice fiscale contengono dei dati veritieri, ci si può rivolgere a un qualsiasi sindacato o patronato per verificare l'esattezza e la correttezza dei dati corrispondenti a quello che il datore di lavoro asserisce di dire e di essere. Un altro aspetto particolare è che il governo ancora non ha chiarito le modalità di pagamento del contributo forfettario di 1.000 euro da versare per regolarizzarsi. Purtroppo ci arrivano delle segnalazioni di extracomunitari che ci chiedono dove andare a pagare. Già ci sono delle persone che si stanno facendo consegnare dei soldi che gli stranieri non devono assolutamente consegnare. Il pagamento di questi contributi si fa attraverso un modellino F24, supponiamo che sia così perché così è stato nel 2009. E conviene che si rechino loro personalmente presso gli uffici postali a pagare questi soldi e comunque seguano direttamente tutto il corso della pratica. Noi come sindacato e come direzione
direzione regionale, ufficio legale per gli stranieri del SIA Consal, diamo assistenza, possiamo aiutarli, abbiamo un'utenza telefonica attiva 24 ore su 24 e possiamo dare assistenza a tutti coloro che hanno dei dubbi. Le vertenze occupazionali in stato di agitazione, i lavoratori delle terme luigiane di Acquappesa preoccupati per il loro futuro occupazionale, i 210 dipendenti minacciano azioni eclatanti di protesta e scrivono al governatore Scopelliti: la regione non avrebbe erogato fondi all'azienda termale Sateca per un importo complessivo di 2.100.000 euro, i fondi risalenti agli anni dal 2006 al 2011. È urgente, afferma il Comitato a difesa del lavoro, aprire un tavolo diretto per dare definitiva soluzione al problema. Il settore, si conclude, ha bisogno di tranquillità per contribuire insieme al turismo, alla crescita e allo sviluppo della Calabria. Cambiamo decisamente argomento, ormai Ferragosto è conto alla rovescia. Per Ferragosto a Vibo una conferenza stampa della Capitaneria di Porto per illustrare l'operazione proprio Ferragosto in sicurezza, e si tratta sostanzialmente dei maggiori controlli in mare. Vediamo. Giro di boa dell'operazione Mare Sicuro 2012, tempo di primi bilanci, 8 settimane dall'inizio dell'operazione per i militari della Capitaneria di Porto di Vibo Marina che operano nei 13 comandi guardie costiere presenti sul litorale tirrenico. La fascia costiera, compresa tra Maratea e Nicotera, che comprende 4 province, Potenza, Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia, è quotidianamente battuta a tappeto sia via mare che via terra mediante una vigilanza tandem da 14 mezzi navali e 14 radiomobili della guardia costiera. Possiamo dare una prima fotografia della situazione del litorale, il litorale che sappiamo tutti vastissimo, oltre 220 km di costa. Abbiamo avuto tanti interventi, una 30ina di interventi di soccorso a persone. Per fortuna non abbiamo avuto situazioni di particolare pericolo o rischio. In ogni caso bisogna sempre dire alle persone di rispettare il mare e porre in essere, quando stanno in mare, sia su unità da diporto che da semplici bagnanti, quelle normali e ordinari criteri di buonsenso nell'utilizzo del mare. Intanto ci si predispone per affrontare la giornata di Ferragosto, che rimane il momento cruciale di ogni stagione estiva. Ovviamente il Ferragosto è una giornata particolare. Come si è organizzata la Capitaneria di Porto per affrontare questa giornata? Diciamo che nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro, gestita a livello nazionale dal Comando Generale del Corpo dei Capitani di Porto e a livello regionale dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria, lo sforzo del personale della Capitania di Porto di Vibo Valentia Marina sarà il massimo operativo. Particolarmente avremo 14 mezzi navali e 14 pattuglie che opereranno su tutto il litorale costiero dell'intero compartimento marittimo e verificheremo tramite le 3 sale operative di Vibo Valentia, Cetraro e Maratea quello che è tutto il dispositivo navale durante questa giornata. Vi aspettate un particolare afflusso in mare in questa giornata? Ma sicuramente ci aspettiamo un'affluenza notevole, anche perché si sa il mare durante questo periodo e soprattutto a Ferragosto viene preso diciamo come sfogo turistico, e noi saremo lì pronti per intervenire per qualsiasi tipo di emergenza. Ed ora una nota del segretario del Patto per il Sud, Tonino Perrelli. La crisi della politica è sotto gli occhi di tutti ormai da alcuni decenni ed il rinnovamento da sempre auspicato e da sempre un'aspirazione tradita, un desiderio negato. I partiti continuano a promettere rivoluzioni copernicane, ma nei momenti delle scelte, quando i proclami devono tradursi in comportamenti concreti, lo spirito di conservazione prevale. Una proposta vogliamo però avanzarla, conclude Perrelli, noi che da sempre con il referendum di Mario Segni combattiamo per il cambiamento della politica, anche se corriamo il rischio di essere descritti come dei rottamatori. Alle prossime elezioni politiche, al momento della compilazione delle liste, si valorizzi al massimo la differenza di genere, riservando almeno l'80% dei posti a candidature femminili.
Cambiamo ancora argomento. Ricordato a Villa San Giovanni il magistrato Antonino Scopelliti, lo ricorderete, ucciso il 9 agosto del 91 dall''ndrangheta per fare un favore alla mafia siciliana. La direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria sta valutando l'ipotesi di riaprire le indagini sull'omicidio. Vediamo. La direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria non ha ancora deciso se riaprire le indagini sulla morte di Antonino Scopelliti, il sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, incorruttibile, che sarebbe stato ucciso dall''ndrangheta per fare un favore agli amici di Cosa Nostra siciliana. Ma a 21 anni dalla sua morte, per fortuna di lui non ci si scorda. A Villa San Giovanni, in attesa della creazione di un vero presidio della legalità, previsto per settembre, il magistrato è stato commemorato alla presenza anche della figlia. Certo, sono stati più di 20 anni gli anni della solitudine e della tristezza legati a questo luogo. Io dall'anno scorso posso dire che questo non è più un luogo di morte, ma è un luogo di rinascita. Io penso che da qui, da questo punto bellissimo tra l'altro, si possa ripartire con non solo con la memoria ma anche con tanto tanto impegno. Io credo che di fronte a queste cose bellissime un'amministrazione, delle istituzioni, un sindaco deve chiedersi qual è il suo dovere e farlo normalmente senza pensare perché, per come, cioè il dovere che questo grande magistrato, questo uomo ha fatto nei confronti della sua terra, della sua nazione è così grande che noi, anche se riusciamo ad imitarne una parte, avremo dato un segnale importantissimo. E c'è una notizia appena battuta dalle agenzie di stampa riguardo alla sanità. La segreteria regionale del sindacato Medici Italiani, una nota, esprime la più profonda e allarmata preoccupazione per l'attuale gestione commissariale della sanità calabrese. Infatti, prosegue la nota, continua il saccheggio degli ospedali per i quali non si riesce a pensare a nulla al di là dell'opportuna chiusura dei piccoli ospedali, alla quale tuttavia non è corrisposto alcun potenziamento di quelli maggiori, per i quali nulla concepisce se non faraonici progetti di collaborazioni con istituti extraregionali che insieme all'emigrazione sanitaria in continuo aumento vanno a pesare sulle esauste finanze regionali. In questo contesto, che adombra possibili cedimenti sul settore del privato accreditato, nulla avviene a livello del territorio. L'ultima è quella delle recenti affermazioni pubblicate da alcuni organi di informazioni, delle quali sembrerebbe che la Regione abbia assicurato di essersi dotata di un sistema telematico sia riguardo la formazione dei fascicoli elettronici sia per l'invio delle ricette online. Tale affermazione hanno destato grande sorpresa tra gli operatori, essendo stato tra l'altro il nostro unico sindacato che ha collaborato con l'assessorato per le sperimentazioni delle ricette online. Sappiamo infatti che tali affermazioni non corrispondono alla realtà. Sull'invio delle ricette online, alla prima fase di sperimentazione sarebbe dovuta seguire una seconda che avrebbe dovuto coinvolgere tutti, ma non è stata mai avviata. Per il fascicolo elettronico sarebbe dovuto creare il modello univoco. Noi andiamo ancora avanti e parliamo di solidarietà e di sport. Raccogliere fondi da destinare a un gruppo di ragazzi colpiti da lesione spinale, questo è l'obiettivo di Io Nuoto per Gianca, la traversata che nei giorni scorsi si è svolta nel mare delle Isole Eolie. Sport e solidarietà per chi nella vita non è stato molto fortunato. Vediamo. Io nel novembre del 93, una domenica, durante una partita di rugby, subito dopo 5 minuti una mischia che l'avrò fatta 100 milioni di volte tra allenamenti e partite, purtroppo qualcosa è andato storto e ho sentito subito una grossa tiratura al collo, mi sono mancate le gambe e poi le braccia e sono partito. Poi pian piano sono arrivati i soccorsi, si è fermata la partita, mi hanno preso fuori e da lì è proseguito questo incubo che ancora
vivo, insomma. Inventarsi una vita nuova, diversa da quella precedente al giorno dell'incidente, Giancarlo pensa di creare un'associazione, la chiamerà La Colonna, un nome evocativo di tutte quelle schiene che a causa di lesioni spinali non ce la fanno più a tenere in piedi una persona. Presto arriva l'idea di organizzare manifestazioni sportive finalizzate alla raccolta di fondi da destinare ai portatori di handicap. La scelta ricade sul nuoto, sa olimpica dei 10 chilometri tra Lipari e Santa Maria di Salina. Il primo posto è per Salvatore Cimmino, a cui è stata amputata una gamba. Il suo tempo è stato di 2 ore e 22 minuti. Non sono arrivato io prima, ma è arrivato il nostro Giancarlo! Viva Giancarlo! Dopo di lui, via via, arrivano gli altri nuotatori. Come dicevo ieri a cena, non è importante 5 ore di nuoto quello che abbiamo fatto, ma è perché l'abbiamo fatto. Ciao Lorenzo, ciao Giancarlo, ciao Pino, ciao Cosimo, oggi siamo qui con voi e mi avete dato tanta forza, perché a un certo punto devo dire che le braccia hanno cominciato a girare veramente pensando a voi, e questo veramente è stato per me una bellissima esperienza. All'anno prossimo, dai. A sera, dopo aver gustato insieme le pietanze offerte da Despar, sponsor principale dell'edizione 2012 di Io Nuoto per Gianca, spazio alle premiazioni. Nuoto è uno sport meraviglioso, soprattutto quando hai delle disabilità come io ho, lo sport come nuoto avvicina tutti, proprio, quindi... Invito tutti, anche altre persone disabili, a avvicinarsi moltissimo allo sport del nuoto, meraviglioso. È la 7ª edizione, sono contento, vorrei ricordare gli altri ragazzi oltre a Giancarlo che stiamo aiutando con questa raccolta fondi, che sono Lorenzo Fallini, che ha avuto un incidente spinale 2 anni fa, totalmente tetraplegico, vive con un respiratore e ha 2 bambini piccoli, uno di 6 anni e uno di 8 anni. Poi c'è Cosimo di La Spezia e Pino Pinna di Alghero, che siamo andati a trovare 3 anni fa con la traversata da Capocaccia a Alghero. Qui non sono tanti, sono 5 ragazzi, che però sono ragazzi che non chiedono mai nulla, anzi noi per aiutarli abbiamo anche difficoltà di capire che cosa hanno bisogno, perché loro vogliono sempre aiutare gli altri. Quando a volte vai a chiedere quali possono essere le cose che possono contribuire a migliorare la loro vita, loro cercano sempre di far qualcosa per gli altri. Tra i nuotatori che si sono cimentati nella traversata anche John Kirwan, campione del mondo di rugby nel 1987 con la squadra degli All Blacks e attuale coach della nazionale giapponese. John ha regalato al pubblico un pezzetto di Haka, la danza maori che la nazionale di rugby neozelandese esegue prima della partita per dare agli avversari prova della propria forza e del proprio coraggio, al fine naturalmente di intimorirli. Una notizia di pubblica utilità che arriva dalle agenzie di stampa. Ryanair ha presentato il calendario per la stagione invernale dall'aeroporto di Lamezia Terme, che includerà 3 destinazioni internazionali: Londra, Bruxelles e Francoforte. Londra, si legge, una nota capitale del Regno Unito, è una delle principali città che influenzano il resto del mondo in fatto di cultura, comunicazione, politica, economia, moda e arte, nonché una delle più grandi d'Europa, ed è per questo che è stata scelta da Ryanair insieme a Francoforte, che diventa uno dei principali nodi economici. Noi invece ci spostiamo a Spezzano Piccolo, nella Presila Cosentina, per parlare di poesia.
con la presentazione di un libro. Il libro è firmato da Angelo Curcio. Vediamo. Fratello amico, pare ancora che è successo ieri, chi nei paesani dei forestieri, un paese orgoglioso da rispettato, e con lacrima amare si è lavato. Si era creata una lunga fila a onorare un re asina, e l'ultimo saluto da portare e ogni parte l'hai vista arrivare. È dedicata a Ugo La Macchia, scomparso lo scorso anno, presilano doc, colui che per provocare aveva messo sotto vetro l'aria della Sila, la poesia di Angelo Curcio, recitata da Roberto Bozzo, contenuta nel nuovo libro Terraccumando, versi in vernacolo che evidenziano il legame profondo dell'autore con la sua terra. Ogni estate con un rituale, se presente, precisa e puntuale. Chissà che è di nuovo nella volta c'è tu. Ormai è viva su cieli, conto bene e malvene, quasi sempre con ironia, pure si c'è malinconia. Il volume è stato presentato a Spezzano Piccolo, la serata promossa dalla Proloco, scandita dai versi che raccontano una terra dolce e amara, ricca di contraddizioni e ricchezze, come ha sottolineato nella sua introduzione al volume lo scrittore Fiorenzo Pantusa. Ricordi, amicizia, tradizioni nel libro di Curcio, che si chiude con un omaggio a Carletto De Marco. Questo motivo è un paradiso, senza manco tanto preavviso. Un si sa aiuto come corista, ma per chiamata a fare solista. Molla, supra contiendo canti, e fa ballare pure i santi. Riesti sempre, vivo già nuove, signor certo che così tu vuoi. Ancora per gli appuntamenti, questa sera, serata di moda e musica a Cetraro, animatore sarà Claudio Greco, sentiamo i nostri microfoni. Il 13 agosto organizzato insieme ad altre aziende, leader, ho organizzato questa manifestazione che si terrà a Cetraro, precisamente all'Hotel San Michele, ed è una serata all'insegna sia della moda e all'insegna del glamour, diciamo, e saranno 30 minuti di show fashion. E poi ci trasferiremo in un altro luogo, in un'altra location, sempre all'interno dell'albergo, dove ci sarà questa festa anni 60, infatti è Black and White. Il patron di tutto questo, io sono la regia, la mente di tutto, però il patron è Sergio Mazzuca, che ha voluto fortemente questa manifestazione, dove lo faremo in questo grande hotel che ha una storia dietro, è di una bellezza unica, quindi farlo conoscere a quei pochi che non lo conoscono. E c'è un'altra notizia prima degli appuntamenti, perché è stato assegnato a Maria Carmela Lanzetta, sindaco di Monasterace, il premio Casato Prime Donne, che ogni anno sceglie un personaggio emblematico della nuova femminilità. La consegna avverrà il 15 settembre prossimo a Montalcino, in provincia di Siena. Lanzetta, definito personaggio simbolo della resistenza alla criminalità organizzata, è stata scelta dalle giurate del Casato Prime Donne. Si tratta di Francesca Cinelli Colombini, Rosi Bindi, Anselma Dell'Olio, Anna Pesenti, Stefania Rossini, Anna Scafuri e Daniela Viglioni. È stata scelta il sindaco di Monasterace per il suo coraggio e impegno civile. E chiudiamo con gli appuntamenti, vediamo.
A proposito di appuntamenti, ce n'è uno davvero importante per le aspiranti matricola. All'Università della Calabria sono oltre 2.500 le aspiranti matricole che hanno visitato finora gli stand di Ti Presento Campus, il tradizionale appuntamento organizzato dal servizio di orientamento in entrata dell'Università della Calabria, che mette a disposizione degli interessati ogni informazione utile per rendere più agevole la scelta del corso di laurea per l'anno accademico 2012-2013, lo riferisce in una nota proprio l'Ateneo Calabrese. Grazie per averci seguito, noi ci fermiamo qui, prossima edizione del nostro giornale con gli aggiornamenti alle 17.00.